Cosa ci fa uno come me che ha zero tatuaggi e paura anche solo della visione di un ago alla convention più grande di body modification? Body modification, che vuol dire, per mia nonna è un drogato, per mio cugino è una figata, invece per internet sono tutte quelle pratiche atte a modificare il corpo, tatuaggi, piercing, ma anche cose più estreme che vi racconterò oggi. Mettetevi comodi perché la mia avventura inizia ora. Amici, benvenuti dal vostro calabrese preferito, anche perché sono l'unico, penso di essere l'unico a fare video su YouTube. Ma è un calabrese che ha pubblicato un video, qualcuno c'è stato. Vabbè, roviniamo subito il video dall'inizio. Dietro la telecamera è sempre il buon maestro Matteo, che ci accompagnerà in questa giornata in cui scopriremo che cos'è la body modification. Mentre so che il nostro format, la domanda di Matthew McConaughey. Mo c'è la domanda di Matteo. La domanda di oggi arriva da Fabrizio da Pordenone. Perché non pubblichi di più? Questa è una bella domanda. Grazie Fabrizio. Allora, se voi mi seguiste su Instagram, sapreste che oltre a fare video anche di là, noi facciamo Viva Rai 2, il programma di Fiorello ogni mattina in onda alle 7:15 su Rai 2. E quindi sono tanti gli impegni. Cerchiamo di mantenere sempre due video al mese, come si dice in Calabria, con Gimu, Bagatti e Bagattelli. Perché dobbiamo andare, sai dove ti porto oggi? Dove? Alla Milano Tattoo Convention. Per scoprire tutto sul mondo della body modification. Come va? Tutto bene? Questo ragazzo è Gabbe, direttore creativo di questa convention. La Milano Tattoo Convention è l'evento più grande d'Italia. È uno dei primi tre eventi più importanti al mondo sui tatuaggi. Ho scoperto questa parola, che è la body modification. Delle modifiche che vengono fatte al corpo, tipo impianti sottocutanei, tipo le corna, oppure scarificazioni delle cicatrici che vengono fatte sul corpo. Come? La scarification in inglese sono delle cicatrici che vengono fatte sul corpo. Di bellezza, però. Di bellezza, per essere. È bellissima questa cosa. Cicatrice estetica. Esatto. Di che colore vanno forte le cicatrici estetiche? Le cicatrici vengono il colore della guarigione della pelle. Alcune invece vengono riempite di colore. Ma si fanno anche autonomamente? No. Ci sono delle persone specializzate che fanno queste cose. Tu le fai? No, qui non tatuo neanche. Quanti tatuatori c'hai qua? Sono circa 500 tatuatori provenienti da ogni parte del mondo. 500? Sì. Assurdo. Sì. Vengono da ogni parte del mondo, dal Giappone, c'è il tatuatore che viene da un paesino dai piedi del Monte Fuji. Ma prima di conoscere uno dei tatuatori più anziani qui alla convention, mi abbatto in delle ragazze che hanno qualcosa di molto particolare. Questa l'ho vista, non mi fa più impressione. La mia moglie ce l'ha tre di lì, quello nulla. Ne ha tre? Ma è strano, cosa ne pensa lei di questa? Niente, stanno bene. Tira fuori la lingua. Ecco, perché dicono che poi le persone più adulte abbiano questa... No. Vogliono fare quello, fate. Che utilità ha la lingua? O è solo estetica? Non è neanche pratica, però cioè? Nei momenti poi... Si usa nei momenti intimi? Davvero? Su quali siano questi momenti intimi forse non indagherei così a fondo. Ma tu hai anche i... No vabbè... Ma questi li fai da un dentista? Li ho fatti dal dentista, certo. Cioè, quando hai deciso? Oggi mi taglio la lingua. 3 anni fa. Perché? Non lo so, sinceramente non farò mai la lingua bifurcata, vado con un anno. L'hai fatto. Quanto costa tipo la lingua? No, allora, la lingua è intorno ai 500-600 euro. Fa male? Fa male, ma dopo. Perché nel mentre si fanno la lingua. Salutate le nostre amiche con la lingua tagliata e i canini da vampiro. È la body modification più strana che tu abbia mai visto. C'è un tizio su Instagram che seguo che si sta trasformando in un alieno. Si è tolto il naso, si è tatuato tutto di nero. Ti piace quello? Sì, mi casa. Immagino che fare tutte queste cose abbia un costo importante. Generalmente i prezzi sono una cosa molto riservata. Sì. Perché si crea un legame intimo anche tra cliente e tatuatore. Di conseguenza delle volte magari si pare il prezzo. Magari c'è un progetto che un tatuatore vuole fare a tutti i costi su un corpo intero. Quindi te lo fa quasi gratis a prezzo di costo. E presto scoprirò che è vero. C'è molto pudore nel dire quanto costano i tatuaggi di questi professionisti.
Lui fa il tatuatore, no, lui? Il cliente che ha portato il tatuatore per mostrare la sua opera. Ah, un po' come una tela d'arte. Una tela d'arte. Mentre mi avventuro tra uomini mezzi nudi che fanno da tela. Vi possiamo chiedere quanto ci ha messo a farlo? One year. Full body. Ah, e i tatuatori che si preparano alla competizione per il miglior tatuaggio della convention, che più tardi vi racconterò a fondo. Lui è Dana. Dana Brunson, che viene da Cincinnati, che tatua da oltre 50 anni. Gabbe mi presenta un tatuatore che mi spiegherà bene come erano visti i tatuaggi più di 50 anni fa. Come hai iniziato a tatuare, in che anno? 1971. Where? Well, I started in North Carolina. I came back from Vietnam. And I learned from a guy that learned from Spalding and Rogers. I didn't even have a tattoo. I didn't even want a fucking tattoo. Okay. But I was in the army, so I went with a guy and I thought, oh, I wanted to do that. Oggi per noi è normale vedere una persona con i tatuaggi. Prima non era così. In 1971 there was 200 to 300 shops in the world. Se ai tempi chi aveva dei tatuaggi veniva giudicato. Oh yeah, it was like low class. It started getting better when the rock and roll musicians and the basketball players. Così, dopo avermi fatto vedere un po' delle sue opere, gli chiedo se ricorda la sua prima volta. Yeah, there were some guys that hung out at the shop and you tattooed them for free, you know, to practice. For free? Yes. Yeah. E uno che ne ha viste tante come lui, cosa ne pensa della body modification? You know, piercing was okay. I don't like all that face and stuff. It's not me. But if you cut your fucking ears off and you cut your nose off, I don't like that. I mean, I think it's a middle problem, to be honest. If you want a face tattoo, it's okay, but when you start cutting parts off of your body, I think, you know, you had a little problem. But I think someone's gonna regret all the shit on their face when they get older. As you get older, I mean, I don't feel 74, I feel like I'm like 50. You have kids and you come in, your face is all tattooed. I don't know. Ah, vedi, alla fine non la odia nemmeno così tanto. No, I don't do faces. Mi spiega che se fa il tatuatore, l'etica è importante e questo è il suo pensiero. I'll do the head or the side of your head or your neck, but I don't do anything on the face. I'll do the hands if a guy's real tattooed. I won't do a hand on a young kid like his first tattoo. Così, salutato maestro Dana. Thank you very much. Thank you. Continuiamo a girovagare osservando i vari tatuatori all'opera per il contest del miglior tatuaggio. Ed è proprio mentre tatua che incontro Marta, tatuatrice di Brescia. Ma che significa vincere? È una cosa importante? Comunque Milano è una bella convention. È la convention. È la Quindi convention. Riuscire a prendere un premio qui è una veramente grossa, grossa soddisfazione. Ma è una la domanda importante da fare a Marta. Qual è il tuo limite? Cosa non tatueresti mai? Cose mitiche, ovviamente. E poi per etica io non tatuo mani, collo e faccia se non sei già abbastanza tatuato. Ma piedi sì. Piedi sì. Anche sì. Se ti offrono più soldi, sì. Ci provano. No, l'etica ci provano. Sì, a corromperti. Io ti pago e mi fai quello che voglio. No. Secondo te ancora oggi le persone giudicano uno molto tatuato? Sì, secondo me sì. Cioè le poste non ti prendono se c'hai tanti tatuaggi. Io anni fa ero poco tatuata, sì. Ho fatto un colloquio, avevo una cosa sul polso qua e una cosa qua sotto e mi avevano chiesto di portare i polsini e comunque non mi hanno assunto. Qualcuno che si è pentito l'hai mai beccato? No, mi è capitato che venisse un ragazzo a chiedermi un tatuaggio sulla mano, primo tatuaggio tra l'altro, gli abbiamo detto no, è andato a farselo fare da un altro, è tornato da noi chiedendoci di sistemarlo perché si era pentito. Senti, a quelli che hanno paura del lago come me che dici? Faccio un prelievo del sangue e vado a lunga tirata in terra. Però ti sei fatta tutti questi tatuaggi, sì. Qua. Ma fa male? Sì, fa male. Piace che ti remi contro. Per tutti quelli che hanno paura del lago come me, state tranquilli. Avrei trovato una soluzione alternativa al tatuaggio. Ti fidi di me? Così, prendo da parte il marito di Marta e parto con la mia sperimentazione. Ti fidi di me? Assolutamente. E fai male, assolutamente fai male, assolutamente. Puoi scegliere, cioè abbiamo un'ampia selezione. Ho creato i miei personalissimi tatuaggi. Made in Catanzaro Lido, secondo me le starebbe molto. Carino. Questo devo fare. Il mio problema sai qual è? Io... Ma proprio sul più bello. Porca zozza, che c'è? Qua? Completamente. E questo te lo devi far vedere. Non è normale. Che aspetta, ci abbiamo, se no. Anche non ci sta. 100% Calabro. Calabro. Vabbè, in onore mio te lo fai, scusami. Questo... Maestro, questo è bello, maestro, questo. No, non è quella la parola, non è il caso di farlo. Non c'hai un buchetto da riempire. Braccia e gambe no. Non posso arrendermi così. Giordana, vieni qua. Oh.
Non lo so se ci sta. Ci sta, ci sta. E prima che il signor Giordano cambi idea, parto all'attacco. Guardi che io ho studiato, ho studiato. Prego, metta, prego, metta. Vada. Lei toglie la carta, io tampono. Facciamo vada. Così. Mi raccomando che poi non se ne va più. Marziano. Vada. Tamponiamo. Tamponi, tamponi. Devi... Attenzione. Regolati. Ecco, domani ha da fare perché sì. Deve giustificarsi dopo questo tatuaggio. Pensa chi verrà e ti chiederà: ma questo chi te l'ha fatto? Pensa. Il professionista. Il maestro. Così, alle 18.30 di un normale venerdì, scriviamo la storia sulle mani del signor Giordano. Questa è la perfezione, ragazzi. Ragazzi. Ma cosa volete di più dalla vita? Che scuse userai adesso quando ti diranno ma questo... È il mio cugino. Lascia... È il mio cugino di giù. Abbiamo domato la paura degli aghi con i trasferelli. E ora vado a conoscere il re della body modification, degli artisti particolari che praticano la body suspension. Una cosa molto cruda e cruenta e che ho deciso di mostrare solo una volta. Se siete suscettibili e il solo pensiero di vedere qualcosa di cruento vi fa girare la testa, chiudete gli occhi per 10 secondi. A partire da 3, 2, 1, ora! Potete riaprirli. Per voi che non l'avete visto, ve lo spiegherò come se fosse una fiaba. Nel fantastico regno del tutto è possibile, vivevano gli esseri volanti, artisti tanto coraggiosi quanto matti, che un bel giorno decisero che volare era troppo banale con ali o scope magiche. Usiamo i ganci, esclamarono. Sì, dei ganci, non quelli per appendere i cappotti, ma speciali amici brillanti che con un gentile "ci vediamo dopo" si facevano strada nella pelle, trasformando chi li indossava in supereroi del cielo. E così questi esseri, per dar spettacolo, si dondolavano davanti a una marea di persone e vissero tutti felici e appesi. Prima di intervistarli, però, ecco qualche secondo di me e Matteo che stavamo per svenire alla visione del loro show. Mi dai il cambio un secondo? Ma stai, mamma mia, stai sentendo male? Sto sentendo male. Ma. Io sto pensando che non sia vero. Toccami quanto sono sudato in fronte. Cioè, no, hai visto quanto sangue ha perso? Hai visto quanto sangue? No, non lo so, non lo so. Sto sentendo male pure io. Questo proprio non è. Questo proprio no. Questo proprio no. Prendi gli zuccheri. Adesso però è arrivato il momento di andare a parlarci con i signori del Mutant Show. Da quanti anni è che lo fate? Da 20 anni. Creiamo ogni volta uno show diverso, cerchiamo di non ripeterci mai, quindi ogni volta improvvisiamo perché non si improvvisa niente naturalmente in questa pratica. È una sfida ogni volta. Questo show di oggi era un'onore di Fakir Muzaffar, che è stato uno dei primi precursori delle sospensioni moderne. Lui in particolare è l'uomo che è stato appeso e che stava aspettando di essere medicato. Il mondo della sospensione arriva da... Abbiamo tre popolazioni che lo facevano, che sono i nativi americani, facevano proprio una pratica tutti i giorni. Una domanda banalissima, sì. Fa male? Assolutamente no. No, è una passeggiata. Certo che fa male, però il dolore può essere controllato. Ho visto te che venivi agganciato da cosa? Cosa sono? Allora, questi qua sono dei semplici ganci con delle ball dancing, che sono queste che suonano. E dietro sono dei ganci, tra l'altro produciamo noi, che si chiamano Gilson. Altrimenti si possono utilizzare dei ganci proprio da pesca, degli ami da pesca. Naturalmente siete professionisti, lo fate da una vita. Da molti anni, perché c'è tutto un aspetto tecnico. Posso chiederti se questo è il tuo lavoro o fai altro anche? Assolutamente faccio altro. Io ho uno studio di tatuaggi e piercing, loro hanno altri studi. Tu hai delle body modification? Ah, la lingua! Questo, delle scarificazioni. Mi sembra proprio il momento e il contesto giusto per fargli la domanda. C'è un limite alla modificazione del proprio corpo? Certo che ci sono dei limiti, nel senso che non si può assolutamente fare tutto, però la modificazione del corporeo è un campo molto ampio, perché per esempio anche il bodybuilder si modifica proprio il corpo. Qual è una cosa che non faresti, per esempio? Amputarmi qualcosa. Ah, perché c'è chi si amputa. Assolutamente. E continuo parlando con i suoi compagni di avventure. Quelle che vedo sono due corna. Potrebbero ricordare due corna, sì. Ma invece sono due gocce. Ah, due gocce. Come si fanno? Principalmente vengono inserite sotto pelle delle forme. E ne hai altri? Visibili? No. Ah, c'hai davvero? Mi mettono anche sulle genitali. Come si chiama? Genital beading. Ti sei imposto un limite o non te lo domandi? Quando, diciamo, sei più giovane hai tutto l'entusiasmo di fare altre cose. Diciamo che mai personalmente non ho progetti corporali in banco. Più mi guardo intorno e più vedo particolari installazioni sulla pelle. Che cos'è questo? Questo? Sì. È un piercing. Ah,
Tu ti sei imposto un limite, cioè una cosa oltre la quale non andresti mai? Il limite è dentro di noi, la nostra coscienza per le cose morali e la parte fisica e la nostra testa. Ti amputeresti qualcosa? Ma se dovessi sentire la necessità, sicuramente. Abbiamo dei colleghi che si è amputato le due falangi delle dita. Perché? Gliel'hai chiesto? Glielo chiedere. Dici, no. Così li saluto e mentre sto per andare via... Che cosa? Ho l'anatomia? Perfetta per fare una tripla conca. Cos'è la conca? Cioè, scusami, non ho capito. Cos'è il concio? Il concio ce l'hai tu? Allora, io ce l'ho asportato. Cioè, hai un buco nell'orecchio? Esatto, è un conch slot. Conch removal. Cioè, mi faresti quello? No, io te ne farei uno. Cioè, mi piace sta cosa che me ne stavo andando, mi hai guardato l'orecchio. Io sempre, io questo difetto. Anche quando i clienti stanno facendo qualcosa, finalmente qualsiasi cosa che possono fare, poi è brutto, controproducente, che magari si pensa che lo faccia per soldi. Me lo dico. Ti piace l'orecchio come... In generale mi piace fisico comunque. Dopo aver scoperto che con un bel piercing all'orecchio diventerei un bel bocconcino. Ah, è un vertical labret. Qua? Sì. Sta bene. Le palline qui, secondo me sì, per la tua fisionomia sì. Saluto i ragazzi delle sospensioni e vado a casa con ancora tante domande nella mia testa. Ah, ma te, prima di tornare alla Tattoo Convention per il contest finale importantissimo, sai che noi diamo spazio a tutti? Mi è arrivata una canzone di un noto, notissimo cantante indie che tutti conoscerete, soprattutto tu, Matteo, soprattutto tu, lo so che lo conosci. È una canzone che questo cantante indie ha scritto quando ha scoperto che i tatuati rimorchiano di più. È così, è vero, piacciono di più i tatuati. Adesso andiamo ad ascoltarla, Siamo usciti e tu mi dici, l'uomo che fa per me deve avere almeno 20 tatuaggi sulla pelle. E mi son detto, mo che famo, non ho inchiostro da mostrarti. E mi son detto, ora la chiamo, ma prima devo tatuarmi. E farò mille tatuaggi solo per trovarti, solo per chiamarti. E farò mille tatuaggi solo per trovarti, solo per scovarti. Sì, solo per scovarti, solo per scovarti, solo per scovarti. Voglio scovarti. M'ho paura, sì, degli aghi, e poi non saprei cosa farmi. Un tribale, un mandala, una scritta in latino sbagliata. Ma alla fine sai che c'è, non c'è niente che manca in me. So cucinare la carbonara, sono un etero cis basic privilegiato. Abbasso il patriarcato, leva il calcio. E farò mille tatuaggi solo per trovarti, solo per chiamarti. E farò mille tatuaggi solo per trovarti, solo per scovarti. Grazie mille a San Marzano, adesso torniamo a noi. Sono le 18.30 e sto per assistere al contest importante della Milano Tattoo Convention, ovvero il tatuaggio iniziato e finito qua. Sono un po' il Sanremo de... Esatto, un po' come vincere Sanremo, anche questo a livello internazionale. Vince il miglior tatuaggio secondo i giudici. Secondo i giudici, che sono dei giudici di altissima qualità. Così, tra persone mezze nude che sfoggiano i loro tatuaggi, parlo un po' con quelli che sono le tele dei tatuatori. Praticamente questo per me rappresenta il potere delle donne. Sì. Abbiamo questa donna che fa un sole, poi abbiamo le varie facce. Questa è una donna che dà speranza, cerca speranza. In totale ci ha messo 19 ore. L'ha disegnato tu o l'ha disegnato lui? L'ha disegnato lui, io ho detto fai tu, perché gli ha chiesto fai tu. E lui cercava una gamba, io l'ho trovato per caso. Ha trovato la tua gamba per caso. Così, tra gambe trovate per caso, parte il contest. In base a cosa giudicano i tre giudici? Cioè, alla bellezza estetica, basta. Molto l'impatto. Sì. Cioè, nel senso, a me piace molto un tatuaggio che impatti forte. Tatuaggi tecnicamente brutti non ce ne sono. Anche il gusto personale, secondo me, rientra in uno di questi parametri, è uno dei parametri incalcolabili su un tattoo contest, così come è incalcolabile in un Sanremo. Cioè. E continua la nostra esplorazione. Che cos'è questo, secondo te? È un tatuaggio bellissimo. Questo mi è piaciuta, sta paraculata. How many times for this? 20 hours. Days, Friday. 3 days. Saturday. Quanti sono a partecipare a quest'anno? 47. 47. Qua
Quante ore ci ha messo a fartelo? Almeno 9 ore al giorno. 9 ore al giorno? Giorni, sì. Il tema è vanità e identità. Cioè, come vedi, il fatto di usare OnlyFans oppure di usare foto nude, giusto per mettere in evidenza la vanità che c'è nel mondo moderno. Quindi è un'opera d'arte proprio. Mi sono seduto, mi ha fatto vedere la foto e ho detto, ah, mi piace, ok, lo facciamo. Cioè, gli hai dato carta bianca? Assolutamente. Se non ti fosse piaciuto, avrei scelto un altro tatuaggio. Non per farmi i fatti tuoi, ma quanto costa un tatuaggio così? Tanto, 3-5 mila. Sì. 3-5, pazzesca. Beh, lo faccio perché innanzitutto sono un nomade, cioè visto che mi piace l'arte, non posso, come dire, comprare un quadro e tenermelo in una casa che non ho, quadri me li porto addosso. Dopo aver salutato l'ennesima tela umana, hai un sacco di tempo. Tante tele. Hai tanto tempo. I giudici arrivano al verdetto finale. Pubblico vuole un vincitore. Stanno salendo sul palco i finalisti, quindi 3 vincitori. Ci siamo. Complimenti. I vincitori sono loro, con questo tatuaggio qui. Sono stati 2 giorni intensi dove ho scoperto tante cose. Ognuno di voi si sarà fatto la sua idea sui tatuaggi, sull'etica, sulla body modification. Ma c'è una cosa sulla quale, secondo me, concordiamo tutti. Come ha fatto a vincere questo tatuaggio e non il mio? Scusate, è un'ingiustizia. È una ladrata questa, una ladrata.